Amici sportivi, ben ritrovati da me, Gabino 90. Torniamo su Pro Evolution Soccer 2018 per continuare la nostra rubrica settimanale Champions League Retro. Quest'oggi iniziamo con l'Atalanta. Questo è il nostro gruppo G. Affronteremo Monaco, Porto e Lipsia, squadra tedesca. Speriamo di fare bella figura, cercherò di arrivare più lontano possibile in questa Champions, perché no, in finale sarà dura, ma ci proveremo. Come al solito vi aspetto nel rettangolo verde per la prima partita dell'Atalanta. Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta-Lipsia, la prima partita del gruppo G. Siamo pronti a vivere insieme questo nuovo appuntamento. Speriamo di ben figurare, come detto poc'anzi in apertura. Ecco le quali due squadre, ragazzi, so carico. L'Atalanta non partecipò alla Champions in quella stagione, però proviamo anche la squadra bergamasca che entrò in Champions qualche anno dopo. Intanto l'inno della UEFA Champions League, poi si fa sul serio. Eccole qua le due squadre nel rettangolo verde in mezzo al campo. Intanto la foto di rito, la consueta foto di rito della squadra di casa. Eccola qua la nostra Atalanta, Brisce in porta, Toloi, Caldara e Masello in difesa, Freuler, Cristante, Spinazzola, Ilic, Atebura a centrocampo, Petagna, Gomez, il duo offensivo della squadra di Giampiero Gasperini. Risponde Lipsia con Mvogo in porta, poi linea difensiva a 4, è un 4-4-1 quella della formazione tedesca. Occhio a Baum a sinistra, ma a Timo Werner in fase offensiva. Si parte, ragazzi, finalmente si inizia con l'Atalanta. Recupera palla Petagna, palla a sinistra per il Papu Gomez, Gomez destro, non ci credo, va a sfiorare il palo sinistro dell'estremo difensore tedesco. Rivediamo insieme l'opportunità subito dell'Atalanta, bravissimo Freuler che la recupera, piattone morbido di Gomez, incredibile, ci siamo già divorati letteralmente il gol del vantaggio esattamente dopo 4 minuti 50 sono i secondi. Va proprio il Papu Gomez alla traiettoria, ribattuta Tebur, va a calciare da fuori a Tebur, mamma mia, stava venendo fuori un gol pazzesco da parte di Tebur, da rivedere la sua conclusione dopo rimbalzo, mamma mia, sfiora il palo alla destra, difesa da Mvogo con Spinazzola, palla per Gomez, Gomez centralmente, Ilicic, il miracolo ancora di Mvogo che mette in angolo. Occhio all'Ipsa, palla per Bruma col mancino, esce di poco alla sinistra difeso da Berisha. Augustin, arriva il vantaggio tedesco, a inizio ripresa, Lipsia 1, Atalanta 0, errore colossale della retroguardia bergamasca, ci facciamo trovare impreparati. Augustin, Augustin, risponde Berisha, intervento prodigioso, mamma mia, la traversa, arriva il raddoppio, ragazzi, non ce n'è per nessuno. In questo secondo tempo la squadra tedesca sta dominando l'Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Augustin doppietta, 2-0. Non c'è più tempo, cari amici sportivi. Atalanta 0, Lipsia 2, la prima partita del gruppo G. Toccherà rifarci nella seconda. Stadio Rione per la seconda partita del gruppo G. In campo Monaco, Atalanta. Veniamo dalla sconfitta casalinga contro Lipsia, squadra tedesca. Peccato perché avevamo affrontato un bel primo tempo. Nella ripresa, i primi 10-15 minuti, siamo calati tantissimo. Di conseguenza abbiamo perso per 2-0. Nel finale abbiamo provato a reagire, ma non è bastato. Ora l'inno della UEFA Champions League, poi si va sul serio.
le due formazioni che scenderanno in campo. Questo è il Monaco Falcao, unica punta Lemar, João Moutinho, Tielemans, mamma mia, squadra importante in quella stagione, quella francese, questa è la nostra Atalanta, dentro Bastoni, fuori Toloi perché era giù, dentro anche Cristante, fuori Freuler. Questi cambi di Giampiero Gasperini, questa seconda partita del gruppo G si parte, primo pallone giocato dalla squadra francese. Aia, Lemar, sinistro, rete, 1-0 Monaco ragazzi, c'è poco da fare, noi sbagliamo di tutto là davanti, il Monaco ci punisce, Thomas Lemar, è 1-0 Monaco. Ilicic, Petagna la tiene, palla di ritorno per Ilicic, Atalanta che va al pareggio, esattamente al 60° della ripresa, è 1-1, ha segnato Josip Ilicic, mamma mia che giocata, triangolazione con Petagna, protezione palla, poi qua non mi tirava mai, si è fermato e va a calciare col mancino, nulla può, Subasic questa volta, è 1-1, di tacco Kurtic, palla centrale per Gomez, Gomez destro, vincente del Papu, l'Atalanta la può vincere nel finale di partita, la ribalta, è 2-1 a Monaco, mamma mia che partita che stiamo vedendo cari amici sportivi, tutti in avanti, assedio finale dell'Atalanta, Kurtic in profondità per il passaggio vincente del capitano, il Papu Gomez che non sbaglia, il gol del 2-1 e finisce qua la prima vittoria dell'Atalanta in Champions League. Questa è la classifica, chiudiamo qua il primo episodio con l'Atalanta, Bergamo Calcio, il Porto al comando con 6 punti, Lipsia e Atalanta 3. Monaco 0 punti, questa è la classifica del gruppo G, un saluto dal vostro Gabino 90, ciao a tutti!